Caressa, avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film inglese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che cornice di pubblico splendida. È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Non è la prima volta né sarà l'ultima che va in scena un incontro tra due squadre così distanti, almeno in teoria, a livello di talento. In genere è una formalità. In alcuni casi però può diventare il palcoscenico per partite epiche. È chiaro che sia la favorita di oggi e nemmeno di poco. Sulla carta il divario tra il Verona è completamente impietoso. Un passo regolare, dunque calcio in punizione. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo questa è l'ultima, amico mio. Qui mi sembra un po' lontano. Forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Se n'è andato il primo quarto d'ora. 0-0. Ma ci prova a tirare. Parata di Donnarumma. Poteva essere una conclusione decisiva, ma l'estremo difensore ha fatto il suo dovere. Il direttore di gara indica il tiro della bandierina. E va a colpire di testa. Una buona iniziativa, ma non è bastata. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Opportunità di ripartire. Tocco preciso. Ci mette una pezza. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ecco il traverso, salta e colpì! Incredibile traversa! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Palla sulla traversa, ha sbagliato di nulla, chissà che rabbia. Bennacer. Alessio Romagnoli. Rebic. E passa. Vediamo se può capitalizzare. Non è lungo, in verticale. Provano a partire in velocità. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Parata di Donnarumma. Bel gesto tecnico. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. E sarà rimessa con le mani. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Già riconquistato palla. Che sì. Scatta verso il pallone. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora.
lungo passaggio in avanti. Rebic riceve un bel pallone, cross in mezzo, si fa trovare al posto giusto e allontana. La loro manovra offensiva punta tutto sul cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali, quando cerchi il gol disperatamente, ma non può impostare tutta la partita su un'unica soluzione. Anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi, per puntare gli avversari, per creare spazio al centro per gli inserimenti. Non puoi rischiare di diventare monotono e prevedibile andando sempre sul fondo per cercare questo cross che ormai sta diventando inutile. È vero, Luca. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Allontana il pallone. Rebic. Cerca la profondità, libera tempestivamente. Può segnare da lì. Cercano un'azione veloce. Prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il primo che porta degli spiegatori. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà. Bennacer prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E trova bene il compagno. Il portiere la spedisce su. Palla riconquistata immediatamente. La gioca a sinistra. Hernandez. Che sì. Bennacer. Conti. Mostrano un buon controllo del gioco. Minato. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Samu Castillejo. Elegante. Può cercare il taglio in mezzo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bennacer. La gioca sulla destra. Sì. Passaggio filtrante per Ibrahimovic. Può provare. Finalizzazione decisamente. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Palla che giunge a Musaccio, la mette in avanti. Terranova legge bene l'azione, blocca il pallone. Minato. Siamo ancora sullo 0-0. Luca, credi che questa situazione di stallo sia destinata a durare? Penso di no. Gli avversari secondo me devono vincere questa partita, quindi presto proveranno a cambiare ritmo e a fondare il colpo. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Butta via e fa respirare la difesa.
palla di nuovo sotto il loro controllo. Decide di sfruttare la fascia. Allontana la minaccia. Ottengono un tiro alla bandierina. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di Pisani e di Piscenda. Va di testa! Un bel calcio d'angolo, un perfetto colpo di testa. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Sono due i gol perduti in questo tempo. Ha la possibilità di andare verso la porta. Milano riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Mette la palla dentro. Palomino riprende il possesso. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Rimane il portiere da battere. Strizza! Questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. Nella competizione questo giocatore ha già segnato 3 gol. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Stanno giocando con una concentrazione sovrumana. C'è l'opportunità per il contrario. C'è la palla lunga, in avanti. Si libera la grande. Lungo passaggio in avanti. Qui può partire il contropiede. Lungo pallone in avanti. Sulla fascia, in profondità. Ha spazio sulla fascia. La butta del cimetto. Grande parata sulla palla insidiosa. È stato splendido l'intervento del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Preferisce il retropassaggio. L'hanno già messa da calcio d'angolo. Sembra che vogliano riprovarci. Smanaccia. Via, via il pallone. Recuperano il possesso del pallone. Palla allontanata senza troppi complimenti. Sicuro in fase di palleggio. Conti. Palla intercettata. Okay. Grande parata di Alfonso. Ibrahimovic. Sì, è gol. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla.
si riparte con due reti adesso da recuperare. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Punti. 5 giri di lancette al triplice fischio. Hernandez, pallone lungo in verticale. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Pallone che giunge a Musaccio. Ecco un pallone in avanti. Conti. Traversone verso il centro. È attento e allontana senza problemi. L'appoggio sulla fascia. Tentativo in avanti, lungo. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Lucas Paquetà. La gioca in mezzo. Il guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Lucas Paquetà. Occasione per il contropiede. Lucas Paquetà. L'avversario ha avuto la meglio.